L'accoglienza innovativa e inclusiva tra architettura, pittura, intarsio nella chiesa di Santa Maria in Organo. 4 giorni di eventi accessibili organizzati dalla Fondazione Verona Minor Jerusalem con il progetto PNRR i materiali innovativi realizzati in occasione dei 500 anni delle tarsie di Fra Giovanni. E un grande evento, possiamo dirlo, dal 7 all'11 di giugno, che presenterà la città attraverso incontri, visite e concerti e tante altre iniziative, appunto questa importante e interessante tematica. Ne parliamo oggi con la nostra assessora alla cultura Marta Ugolini, con lei Paola Tessitore, direttrice della Fondazione Verona Minor Jerusalem, appunto l'organizzatrice di questa iniziativa, Gaetano Miglioranzi del Comitato Contenuti Fondazione Verona Minor Jerusalem, Arnaldo Soldani dell'Università di Verona e in collegamento con noi Aldo Grassini, presidente Museo Tattile Omero di Ancona, che ringrazio. Passo subito la parola alla nostra assessora, prego a lei. Grazie. Beh, la chiesa di Santa Maria in Organo custodisce un tesoro artistico veramente, veramente straordinario e ancora forse non così valorizzato sia da parte dei residenti che dei visitatori di Verona. Quindi benvengano queste occasioni di apertura e di scoperta, con un taglio però che è veramente adatto ai tempi in cui viviamo, ma se pensiamo anche a quello che poteva essere lo spirito di Fra Giovanni quando ha creato questi capolavori, voleva comunicare e voleva far entrare i destinatari in contatto con il divino, con una dimensione trascendentale. Però in questo, se una persona non vede, per esempio, non riesce a accogliere la bellezza delle tarsie, come di tutto quello che c'è poi ovviamente intorno. Alle tarsie sono solo l'aspetto più prezioso. E quindi queste 4 giornate organizzate da Fondazione Verona Minor Jerusalem aprono invece ad una chiave di fruizione, di percezione, di godimento e di entrata in contatto anche con una parte che non è più umana ma è sublime dell'uomo, grazie appunto ai sistemi di accessibilità, di accoglienza, per far fruire anche alle persone con bisogni speciali queste meraviglie, questi capolavori. Quindi ho detto anche troppo, voglio ringraziare davvero di cuore Paola Tessitore per questo progetto e per quello che sta facendo per la valorizzazione dell'arte, della cultura, del capitale sociale nella nostra città. Possiamo dire che Verona Minor Jerusalem è una parte, un pilastro su cui si regge la nostra città. Ringrazio anche Arnaldo Soldani e l'Università di Verona, che è presente poi per la parte dei contenuti e di quello che è la conoscenza scientifica delle opere e della storia, di quello che ci sta dietro, è ovviamente un altro pilastro essenziale. Grazie e aspettiamo la cittadinanza dal 7 all'11 giugno in vari luoghi. Perfetto, Paola Tessitore, prego a lei. Buongiorno a tutti, grazie Marta. E digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. Questa era un po' la sfida e il titolo del progetto PNR, di quanto veniva a richiedere il PNR con questa proposta. Poteva essere una sfida, poteva essere uno stimolo per chi, come Fondazione Verona Minor Jerusalem, aveva un sogno che non ha mai realizzato, quello di formarsi, di confrontarsi, perché nell'anno dei 500 anni della sacrestia di Fra Giovanni, un grandissimo maestro intarsiatore, si potesse iniziare a raccontare, a tramandare alle nuove generazioni, perché anche questo appunto è l'obiettivo di questo PNR, in l'arte in modo innovativo. Allora cosa si fa? Ci si rimbocca le maniche, con Elisa, Elena e dello staff della Verona Minor siamo andati in giro per l'Italia, ci siamo formati, abbiamo fatto rete con i professionisti, Madella, Codella, tutti i giovani della Verona Minor, per trovare strumenti di innovazione accessibile, perché veramente dopo 500 anni questi valori che
Fra Giovanni voleva trasmettere oggi li si possa leggere con gli occhi di oggi, ma veramente da tutti. E quindi il coniugo tra accessibilità e inclusione per una sostenibilità sociale. È l'impegno della Verona Mino, quindi era proprio un vestito fatto su misura per noi. Però un vestito con vari colori e che per trasmettere agli altri con questi 4 giorni, quindi è un inizio di un percorso, perché come voi sapete i progetti PNR dobbiamo garantire gli strumenti che abbiamo realizzato per 10 anni, almeno 20 ore a settimana. Quindi non è un impegno che inizia e finisce, ma è un impegno che ci continuerà ad assistere e a tenerci stimolati, grazie anche a Retina e Italia Onlus, e che da Milano stanno sostenendo e cofinanziando questo progetto. Quindi anche uscire un pochino, portare nella nostra città persone con non vedenti e ipovedenti da tutta Italia, fare in modo che anche questi cofinanziamenti un po' aperti e vissuti in sinergia con altre città, noi ci siamo formati e qui c'è presente al Museo Tattile Ancona per ciechi, siamo stati all'incontro anche della CEI sull'accessibilità a Firenze, siamo stati a vedere i Musei Vaticani, siamo stati da tante parti, poi però abbiamo fatto una sintesi, Verona Mino Jerusalem mette al centro il volontario e quindi era difficile replicare strumenti che magari in certi musei sono bellissimi ma non mettevano l'attore principale, che per noi è la relazione tra volontario e visitatore. E quindi è un passaggio da spettatore di un patrimonio ad attore, ma anche protagonista. Quindi la sfida è stata formare 420 volontari perché tutti sappiano accogliere oggi, accompagnare sotto braccio, sappiano usare gli strumenti che abbiamo realizzato, sappiano appassionarsi e motivare attraverso quegli occhi, quella voglia, incuriosire e raccontare il bello. Perché non solo per generare benessere ai visitatori, ai pellegrini, ai cittadini di Verona, ma perché raccontare l'arte, appassionarsi, fa star bene te. E quindi partirà anche uno studio di salute e benessere con un centro nazionale per calcolare quant'è il benessere che con questo PNR stiamo generando ai nostri volontari per essere accoglienti per tutti. E quindi la bellezza è proprio che tutti possiamo goderne, noi che lo organizziamo, i nostri volontari, la città e tutti. Quindi non sempre nella definizione nuova del museo, che va bene anche per le chiese, va bene anche per i luoghi d'arte, si dice accessibile, inclusivo, si parla di sostenibilità, si parlano di termini un pochino nuovi rispetto alla precedente definizione, però sono tutte parole che hanno trovato sintesi ed armonia nei 4 giornate di eventi che organizziamo in sinergia con la città. Non siamo, nessuno di noi è competente da solo, bisogna fare sistema. E è quello che ha fatto Daniele Madella insieme allo stampatore di 3D. Poi dobbiamo stare anche attenti, per carità, alla sostenibilità ambientale, quindi abbiamo realizzato i prodotti con il mais, quindi con prodotti di resina biodegradabili, però il calore li ha già un pochino fusi. Allora in questi giorni stiamo vedendo come tenere insieme una sostenibilità ambientale e anche una sostenibilità sociale e culturale. Non è facile, però il desiderio è proprio anche di avere attenzione a 360 gradi anche sull'ambiente e tramandare l'arte in modo innovativo, inclusivo, bello, stare bene tutti insieme, valorizzare questa eredità che la nostra città ha ricevuto, ne è ricchissima, e condividerla con gli altri e tramandarla alle nuove generazioni attraverso anche i supporti di digitalizzazione. E qui volevo richiamare e ringraziare Madella per tutto il lavoro che ha fatto con il laser e anche con i droni, perché non è tanto la rielaborazione che oggi si può sentire delle strutture di Santa Maria in Organo, ma adesso abbiamo un tesoretto di nuvole di punti che in caso di calamità, che in caso di alluvioni per alcuni affreschi o quant'altro, possiamo far restaurare o possiamo anche ricostruire. E quindi il patrimonio, è vero, c'è scritto, va conservato e va tramandato, ma per conservarlo bisogna valorizzare anche gli strumenti che oggi, grazie alla digitalizzazione, abbiamo. Grazie mille. Minoranze. Sì, il Comitato Contenuti, di cui faccio parte, ha voluto fortissimamente questo il festeggiamento di questo cinquecentenario, perché la figura di Fra Giovanni, artista singolarissimo nel Rinascimento italiano, è la figura di un artista monaco che per certi versi ci assomiglia.
Lo sappiamo che moltissime delle sue opere sono anonime, che sono frutto di una bottega, cioè di una bottega monastica, dove non c'è, diciamo, la priorità dell'artista, ma c'è il lavoro comune. Questo assomiglia un po' alla nostra struttura, che vuole tessere relazioni per il bene comune. Ecco. E Fra Giovanni ci ha lasciato poi moltissime suggestioni nelle sue tarsie, suggestioni di tipo sensoriale, ci lascia i profumi, per esempio, dei frutti, dei fiori che lui intarsia, suggerisce anche dei rumori con la presenza degli animali, rappresenta moltissimi strumenti musicali. Ecco perché anche questi nostri eventi vogliono essere sensoriali, vogliono essere esperienziali. Li elenco molto brevemente. C'è una presentazione la sera di mercoledì 7 giugno in Vescovado, una presentazione di tutto il progetto con vari, appunto, interventi musicali, citazioni e sorprese, diciamo. E poi ci sono due visite esperienziali, appunto, che mettono l'accento sull'aspetto monastico, ma anche sulla possibilità di entrare in contatto con i materiali che Fra Giovanni ha usato, e queste visite avverranno nelle giornate di venerdì 9 giugno e sabato 10 giugno. Ci sarà una messa monastica la domenica dell'11, con canti antichi che vengono direttamente dalle tarsie di Fra Giovanni, e poi ci sono laboratori, appunto, esperienziali, aperti a tutti, non diciamo più dedicati a qualche categoria di persone, ma veramente a tutti, perché tutti, anche chi non vede, anche chi non ode, può godere di questi tesori. Grazie mille. Prego. Buongiorno, sono Arnaldo Soldani, sono il direttore del Dipartimento di Culture e Civiltà dell'Università di Verona. Sono qui perché il nostro Dipartimento